Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da Frank. Allora, come vedete sono ancora al lavoro, anzi, da poco ho iniziato, quindi faccio questo video perché me l'hanno chiesto più di una persona e riguarda ovviamente la presentazione, la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri. Allora, ho ascoltato alcuni tratti, ripeto, perché essendo al lavoro non ho potuto seguirla integralmente. E quindi ho sentito qualche cosa, qualche passaggio che hanno fatto ascoltare adesso per radio, quindi non ho un'idea ben chiara di quello che abbia detto Maurizio Sarri, anche se io l'idea su di lui già ce l'ho. Non urlo né al tradimento né niente di queste di cose del genere, perché lui ha fatto delle scelte, è padrone della sua vita, quindi non è che sto a criticarlo. Ho fatto già altri video riguardando un po' quello che erano state anche le dichiarazioni in precedenza di Maurizio Sarri, quindi l'unica mia perplessità, che voglio dire, è la mancanza di coerenza dal periodo che ha passato a Napoli, per quello che lui diceva degli avversari della Juventus, per quelle che erano le idee su quella società, e quindi alla fine sono rimasto un po' perplesso per questo, quindi non. A me non piacciono gli uomini che si rimangiano la parola o che un giorno dicono una cosa, scusate per il rumore, sono per strada, e il giorno dopo poi dicono completamente l'opposto. Quindi la mia perplessità era quella. Poi ognuno nella propria vita può fare le scelte che vuole, però la considerazione di quella persona cambia. E quindi continuo a ribadire il mio concetto che come allenatore spero il peggio per lui, come uomo e come persona. Tutta un'altra storia, ricordiamo bene i 3 anni che ha trascorso a Napoli, quindi per la sua incoerenza e perché adesso è passata alla rivale Juventus, gli auguro il peggio, perché augurando il peggio come allenatore, naturalmente auguro il peggio anche alla Juve. Quindi questo è il mio pensiero. Alcuni passaggi di Maurizio Sarri che ho ascoltato, che lui non si sente un traditore, che quello che ha fatto lo rifarebbe di nuovo. Che il fatto del sarrismo è una cosa che gli hanno messo addosso, ma che lui ovviamente non ne ha responsabilità, è una cosa che hanno creato i tifosi e non lui personalmente, anche se fosse così lui ha cavalcato questa cosa, quindi delle responsabilità pure ce l'ha, però comunque ripeto, penso che stia diventando anche stucchevole parlare ormai. Ormai è andata alla Juventus, Maurizio, come persona gli auguriamo sempre il meglio, come allenatore, ripeto per la centesima volta, gli auguriamo il peggio. E sarà una soddisfazione ancora maggiore veder perdere qualche volta la Juve. Poi io ho una mia idea su Maurizio Sarri alla Juve, perché c'è un cambio epocale di mentalità, a meno che, perché già oggi in conferenza in alcuni passaggi ha precisato che lui non sarà schiavo del suo modo di pensare calcio, quindi se si adeguerà a lui, al modo di giocare della Juve, allora sarà ancora una delusione ancora maggiore, significa proprio la dignità sotto i piedi, non avrei neanche le bip, le palle di dire adesso imposto io il gioco, si gioca così. Se sarà lui ad adeguarsi anche al modo di giocare, sarà proprio la fine di tutto. Comunque, ripeto, scelta personale, a 60 anni fai quello che vuoi, sei maturo e responsabile, è stata una tua scelta. Spero che però anche lui non continui a dire che la colpa è di De Laurentiis. Ha fatto delle scelte lui personali, posso non condividere, ma le accetto perché giustamente ognuno è padrone delle proprie azioni. Quindi seguiremo Sarri in questo modo, augurando di perdere quante più partite possibili, perché ovviamente adesso allena la Juve. Ma io non sono stato neanche nel periodo di Sarri che è stato a Napoli così, come vi devo dire, legato in maniera maniacale, perché anche lui quando è stato a Napoli aveva comunque dei lati negativi, anche il concetto e la chiusura mentale di usare sempre lo stesso modulo e gli stessi calciatori, quindi ci sono dei limiti che ha sempre avuto Sarri, quindi l'ho criticato in qualche modo anche quando era a Napoli e quando si prospettò là il suo addio. E si parlava di Ancelotti, io dissi: io non mi strappo i capelli se Sarri va via, perché ci ha fatto vedere delle grandissime cose, del bellissimo gioco, ma anche lui ha dei limiti e dei difetti, come in effetti hanno tutti. Quindi ormai io non mi leggo più tanto ai personaggi, né come quando, per quanto riguarda i calciatori, né per quanto riguarda gli allenatori. Tifo solo Napoli, è andato via. Secondo me poteva risparmiarsi qualche affermazione, poteva essere un po' più professionale anche prima, non ricordarsi della professione solo
solo adesso che è passata alla Juve, però ripeto, sono considerazioni mai passate. Credo di non tornarci più su Sarri fino a che non inizierà il campionato, poi vedremo quali saranno i risultati, quindi qualche osservazione la farò a livello calcistico quando inizierà il campionato e quando vedremo le prime partite. E vedremo se, come penso io, la Juventus avrà delle difficoltà iniziali ad impostare il gioco per i giocatori che ha, a meno che non rivoluzionerà anche la squadra con degli acquisti mirati, soprattutto dico difensori veloci. Vedremo se, ripeto, Maurizio sarà in grado di imporre il proprio gioco anche alla Juve, oppure se è lui che si adeguerà al modo di giocare dei bianconeri. Vedremo nei prossimi mesi. Io, ripeto, non sono uno che l'ho attaccato troppo, però essendo una persona che non ama molto la Juve in questo senso, quindi è passata dalla parte, se, per me, per quanto riguarda il mio pensiero, nella parte sbagliata. Quindi ti farò contro non Sarri, ti farò come sempre contro la Juve. E purtroppo io adesso l'allenatore, quindi spero che le cose vadano male. Lo dico senza problemi, ok? Ci torneremo più avanti, ci tornerò su Sarri quando inizieremo a vedere le prime partite. E quindi potremo avere un riscontro se effettivamente lui cercherà di imporre le proprie idee oppure si adeguerà. Va bene? Un saluto a tutti da Frank, ai prossimi video. Ciao a tutti!